Fin da bambino ho sofferto di insonnia. Ho sempre avuto paura del buio, della notte, dell'ombra. Ho sempre fatto fatica ad immaginare il futuro. E mai avrei pensato di trovarmi qui, ora da solo. È un principio assoluto. L'uomo di mondo in fondo ha sempre vissuto. È un rapporto di coppia. In ogni contesto un momento di godimento con solo se stesso. Eppure, ogni giorno sono dipinto dentro al mio labirinto. Cerco il mio centro all'interno di un cerchio. Anche oggi che è un giorno di festa, non so se soffrire oppure godere. È una forza maggiore. C'è chi fa cose importanti e poi diventa coglione. Vi guardo comprare i vostri sorrisi a Natale ed a volte mi chiedo: ma così poco all'uomo rimane? In questo bordello così materiale, il silenzio io lo odio, ma a volte sì, è essenziale. Le persone vivono certamente con troppa scarsa consapevolezza di se stessi per poter avere un'idea. Un'idea di cosa significhi sentirsi soli. La loro vita, condotta in una certa ingenuità infantile, amabile, consiste in questa e in quell'altra cosuccia. Qualche azione, alcuni avvenimenti. Ora fanno qualcosa di buono, ora invece qualcosa di pazzo. Essi, per così dire, fanno la loro parte nello spettacolo della vita. Non riescono mai a comprendere che cosa sia un'infinita coerenza con se stessi. La solitudine è un pregio o un difetto? Se ci si volesse fermare sul pensiero astratto di solitudine senza pensare ad una persona sola, si dovrebbe dire un pregio immenso. Ma d'altra parte, come si può trovare una consapevolezza essenziale nella solitudine? In una vita talmente immersa nella socialità, talmente diventata imitazione pappagallesca degli altri, che è quasi impossibile darle un nome, degna soltanto di essere vomitata. Un giorno un vecchio mi disse che se avessi voluto vivere una vita serena, senza problema, avrei avuto bisogno di sole tre cose. Macchine tedesche, moto giapponesi e fighe a pagamento. E come dargli torto del resto? Certo, per alcuni sarebbe forse una follia, ma rimani solo, mi diceva, se vuoi apprezzare la compagnia. Ascolta questa spicciola saggezza, è il modo più proficuo per comprare la salvezza. O finirai con il rimpiangere gli errori commessi nel passato, e allora sì che sarà tardi, quando penserai ad ogni minuto abbandonato. Ma la solitudine, si sa, non tutti se la possono permettere, e ad ogni modo non sempre si finisce al caldo, sotto le coperte. Guardatemi bene, vesto di nero per non venire riflesso. Il mondo mi guarda ed io guardo il mondo, e la bellezza da sempre mi affascina. Ci vuole tempo per crescere ed imparare a rinascere. Affondo il respiro e mi godo il presente, aspettando il mio orario. Il presente è sempre in orario. Guardatemi bene, immacolati di cuore. Sapete bene che imprigionati si muore. Venite. Venite a spogliarmi dal mio abito nero, fatemi capire davvero cosa significhi il vero pensiero. Nella desolazione che mi circonda si manifesta che la solitudine è diventata, o vuole essere, coerente con se stessa.
non vuole avere nulla a che fare col bene, non vuole essere così debole da ascoltare un'altra parola. No, essa vuole sentire soltanto se stessa, chiudersi in se stessa. Sono consapevole di dover temere l'isolamento, poiché ho un'idea chiara della conseguenza che ne può risultare. Che mi distacchi dalla totalità nella quale vivo la mia vita, e nello stesso attimo, puff, l'incantesimo è sciolto, e lo scheletro appare. La potenza misteriosa che collegava armonicamente tutte le sue forze si affievolisce, la molla si allenta. Tutto forse diventa un caos, nel quale le singole forze si ribellano. Nessun uomo nasce solo, e per grande che sia il numero di quelli che al momento della morte portano con sé questo come unico frutto della loro vita, non è certo colpa della vita.